invece di accogliere questi profughi bisogna fare pace lì nel loro paese. È una soluzione parziale. È triste, veramente triste, che tutta questa gente lascia tutto per trovare un rifugio. E anche la colpa della comunità internazionale di non aiutare questi paesi a fare la pace e la riconciliazione. Questa gente dove va e come sarà integrata? Non sanno la lingua, no? È un'altra cultura, è un'altra mentalità. Ci sono muri. La solidarietà è un'esigenza, dunque il mondo è piccolo, no? E tutti dobbiamo aiutarci e aprire il nostro cuore, anche condividere con gli altri ciò che abbiamo. Ma questo è provvisorio. Meglio aiutare la gente a rimanere lì e fare la pace, perché questi paesi sono paesi ricchi. L'Iraq è un paese ricco. Ci sono tante difficoltà, dunque non si può essere un po' sentimentale solo. Il problema non viene risolto, si complica. Meglio fare la pace, costruire la pace in questi paesi. La pace è possibile, perché non farla, non costruirla? Ci spiega un po' la questione di questi manuali scolastici? Questi manuali parlano di una maniera diversa. Le altre religioni parlano dell'Islam come la religione, diciamo, perfetta, autentica. Altri hanno falsificato la loro religione. È già un linguaggio di provocazione anche nelle moschee.